Chiedevamo da tempo l'intervento del sindaco Elena Pavan sulla questione della spiaggetta di Sinistra Brenta occupata dal cantiere per l'ipotetica centralina e finalmente il sindaco interviene sulla vicenda. È una situazione che purtroppo è molto ingarbugliata, rispetto alla quale l'interessamento dell'amministrazione è attivo da diverse settimane. Siamo in dialogo con la ditta Belfiore chiedendo proprio che si arrivi ad una soluzione che preveda l'apertura di quel cancello, perché molti cittadini bassanesi chiedono di poter accedere. Insomma, se il comune potesse togliere le transenne, afferma il sindaco, lo farebbe subito. Lo avrebbe già fatto, ripeto, ci sono circa 12 procedimenti giudiziari pendenti con degli incroci molto complessi fra tribunali anche diversi tra di loro. Invece si dovrà attendere la fine dell'estate, quando ormai la spiaggetta non servirà più ai bassanesi in cerca di relax. Con un'udienza che si terrà nel mese di novembre sapremo in via definitiva se questa ingarbugliata vicenda vedrà o meno la realizzazione della centralina. È bene ricordare che il comune di Bassano del Grappa non ha un potere di definire autonomamente la questione, atteso che gli enti coinvolti sono molteplici tra la regione, la sovrintendenza e il genio civile. Non resta che ricordare al sindaco, in carica da più di un anno, che la richiesta di accedere alla spiaggetta, come lei stessa ha sottolineato, viene con pieno diritto direttamente dai cittadini ed è quindi a loro che bisogna dare una risposta.